Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità il disegno di legge regionale ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 1/2015, il testo unico per il governo del territorio e materie correlate. Il servizio. L'intervento legislativo è scaturito dalle modifiche apportate alle norme nazionali nel corso del 2019 e del 2020, con vari provvedimenti che hanno determinato ricadute anche a livello regionale. In aula il relatore Stefano Pastorelli, capogruppo Lega, ha ricordato come l'emergenza sanitaria verificatasi a seguito della pandemia da Covid abbia determinato una nuova crisi economica anche nell'ambito dell'attività edilizia, rendendo quasi necessario un intervento per attuare alcune misure che consentano la ripresa. Come quelle relative al superbonus 110% che hanno suggerito un adeguamento alla legge regionale 1 del 2015 con l'obiettivo di chiarire i contenuti di alcune disposizioni della legge regionale che risultano di applicazione incerta o comunque di modificare gli stessi al fine di renderli più efficaci. La disciplina regionale relativa all'attività edilizia è stata inoltre aggiornata e allineata con la vigente normativa statale in materia paesaggistica e sismica. Sono state inserite previsioni relative alle recinzioni per il contenimento della fauna selvatica, alle tolleranze costruttive e alla determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici, al fine di rendere le disposizioni più chiare e facilmente applicabili. Durante i lavori di commissione, ha ricordato Pastorelli, è stato votato all'unanimità un emendamento aggiuntivo relativo ai fabbricati già esistenti nel 1997 al fine di consentire un ampliamento nei limiti dei 100 metri quadri, non necessariamente in collegamento con l'edificio esistente, limitatamente alle zone agricole. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria è tornata ad occuparsi del futuro dell'Acciai Speciali Terni. In aula è stata respinta la mozione dei consiglieri di minoranza, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico e Gruppo Misto, primo firmatario Fabio Paparelli, che impegnava la Giunta regionale a non rifuggire dalle responsabilità proprie dell'istituzione regionale e svolgere conseguentemente un ruolo attivo in raccordo con il MISE, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le istituzioni europee. Ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. L'atto di indirizzo dei gruppi di minoranza a Palazzo Cesaroni sul futuro delle acciaierie di Terni e sui conseguenti impegni che la Giunta regionale dovrebbe assumere non ha convinto i consiglieri di maggioranza che nell'ultima seduta d'aula di novembre hanno bocciato la mozione presentata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico e Gruppo Misto. Il documento, come ha spiegato il primo firmatario Fabio Paparelli, chiedeva all'esecutivo di Palazzo Donini di non rifuggire dalle responsabilità proprie dell'istituzione regionale e di svolgere conseguentemente un ruolo attivo in raccordo con il Ministero, la Presidenza del Consiglio e le istituzioni europee affinché il passaggio di proprietà degli impianti ora in corso possa evolversi positivamente con un piano industriale all'altezza delle aspettative. Risultano inevasi gli impegni affidati unanimemente dall'Assemblea Legislativa alla Giunta regionale e richiesti dalle parti sociali. È mancato, ha ribadito Paparelli, il coinvolgimento delle parti sociali nella stesura di un nuovo accordo di programma concernente lo stato di area di crisi complessa. A nome della maggioranza i consiglieri Pastorelli e Carissimi hanno espresso la contrarietà della Lega alla mozione che non avrebbe contenuto indicazioni nuove rispetto agli impegni che la Giunta ha già assunto, dimostrando sulla vicenda asta un'attenzione adeguata. L'approccio dell'esecutivo e dei gruppi che lo sostengono, hanno chiarito, risulta evidentemente diverso da quello dei gruppi di minoranza. Sempre sul futuro dell'Acciai Speciali Terni, l'Assemblea ha approvato, con il voto contrario delle opposizioni, la mozione del consigliere della Lega Daniele Carissimi che impegna la Giunta regionale a stimolare la ricerca per gli investimenti in nuove tecnologie per garantire un rapporto sinergico tra ricerca e industria nel settore dell'acciaio green. Il servizio David Mariotti Bianchi. L'aula di Palazzo Cesaroni, con 11 voti favorevoli della maggioranza e 3 contrari dei consiglieri di minoranza, ha approvato la mozione del consigliere Daniele Carissimi della Lega che impegna la Giunta regionale a stimolare la ricerca e gli investimenti in nuove tecnologie per garantire un rapporto sinergico tra ricerca e industria nel settore dell'acciaio green.
a sviluppare iniziative utili ad incentivare infrastrutture materiali e immateriali finalizzate all'attrazione di talenti e alla formazione di nuove figure professionali altamente specializzate, nonché alla valorizzazione delle professionalità già presenti all'interno di AST. A sostenere nei limiti delle proprie prerogative e funzioni la riconversione in chiave sostenibile di AST attraverso la promozione di iniziative che perseguono gli obiettivi di decarbonizzazione ed economia circolare, ma anche a farsi parte attiva della gestione delle potenziali situazioni di conflitto tra imprese, lavoratori e sindacati nella fase di trasferimento della proprietà subordinato all'approvazione dell'antitrust. L'atto punta a far muovere acciai speciali Terni verso modelli di produzione sostenibile, mettendo tra le priorità l'ambiente, le infrastrutture e il lavoro. Il futuro di gran parte del reparto produttivo ternano-narnese ha bisogno che la regione sia parte attiva del processo di passaggio del controllo societario di AST al gruppo italiano Arvedi. AST è da sempre uno dei più importanti siti siderurgici europei, fiore all'occhiello nazionale nella produzione di laminati piani e acciaio inox. La transizione sostenibile di AST è un'occasione irrinunciabile per consentire all'impresa di mantenere un ruolo di protagonista sul mercato europeo e internazionale. L'obiettivo è un rinnovato tessuto urbano in cui la fabbrica sia perfettamente integrata con ambiente e società e non rappresenti una minaccia ambientale ma un esempio di sostenibilità. Terni deve diventare la città green per eccellenza. Il Corecom dell'Umbria, Comitato Regionale per le Comunicazioni, ha organizzato un incontro rivolto agli studenti con lo scrittore Matteo Grandi, autore del libro La verità non ci piace abbastanza, per approfondire i temi della comunicazione, dell'utilizzo della rete, con i problemi derivanti da fenomeni come la diffusione di fake news, notizie false, delle conseguenze cui spesso non siamo consapevoli, della nostra navigazione, delle scelte che compiamo in rete, anche semplicemente mettendo un like o leggendo una notizia piuttosto che un'altra. Servizio. Il Corecom Umbria, presieduto da Elena Veschi, ha organizzato un incontro fra gli studenti di alcune scuole superiori, il giornalista scrittore Matteo Grandi, autore del volume La verità non ci piace abbastanza, edito da Longanesi, svoltosi nella sala consiliare della provincia di Perugia. Vi hanno preso parte gli studenti di una classe dell'ITET Capitini di Perugia, mentre vi hanno assistito online diverse classi del liceo Maiorana di Orvieto e dell'istituto Ipsia Orfini di Foligno. Cosa succede quando mettiamo un mi piace sui social? Come funzionano gli algoritmi e come trovare il modo di aggirarli? Per esempio, ha spiegato l'autore, andando a interagire con profili distanti dalle nostre idee, oppure mettendo like a pagine e utenti ideologicamente molto distanti fra loro per confondere l'algoritmo ed evitare che la selezione di informazioni che ci viene proposta sia troppo parziale. È solo una delle diverse riflessioni contenute in un libro che comunque parte dall'assunto che il problema non è la rete. L'informazione, il nostro rapporto con l'informazione è un problema. Quante volte avete sentito nominare la parola fake news in televisione, su internet, dovunque? Le fake news sono diventate un problema, però io sono convinto che altrettanto spesso avrete sentito dire o dare la colpa al web. Le fake news sono colpa della rete, sono colpa dei social. Questa, secondo me, è la prima fake news in assoluto ed è la prima fake news che va smontata. Perché i social sono sicuramente uno strumento attraverso il quale le fake news si propagano e vengono amplificate, ma sicuramente non sono l'unico responsabile di questa deriva. Tra l'altro i social network non sono neanche, e soprattutto internet, non sono dei soggetti fisici, ma sono dei meri mezzi, dei meri strumenti. Quindi la colpa semmai è di chi le fake news, le bufale, le introduce nel sistema e non del mezzo che viene utilizzato per diffonderle, per veicolarle. Dopodiché, in questa fase storica specifica, noi viviamo una crisi dell'informazione che è dovuta da numerosi aspetti. L'uso distorto che si fa dei social network, il fatto che internet, dove abbiamo l'illusione di essere molto liberi, in realtà è un luogo in cui siamo molto controllati. Avrete sentito parlare, avrete sentito nominare la parola profilazione. La profilazione è quel meccanismo algoritmico per cui tutte le nostre attività su internet sono in qualche modo schedate.
sia se visitiamo un sito, i like che mettiamo su Facebook o su Instagram, i like che mettiamo su TikTok, eccetera, eccetera. Questa profilazione a che cosa serve? Serve a creare un identikit dell'utente, che in un primo livello viene utilizzato per fini commerciali, quindi i social o internet ti schedano, creano un tuo identikit virtuale e ritengono che tu sia un acquirente in target per i vestiti, per le sneaker, per le console di videogames. A un secondo livello, molto più subdolo, però questa profilazione serve anche a capire e in qualche modo tracciare un nostro profilo psicologico, il che diventa estremamente prezioso per la politica, ma diventa prezioso anche per gli stessi sistemi della rete, perché a un certo punto che cosa succede? Se internet decide, Facebook decide, Instagram decide che dal tuo tipo di comportamento in rete tu hai determinate idee politiche o hai una determinata visione del mondo per cui secondo Google a te interessa soltanto lo sport e non ti interessa l'attualità, quando tu inizierai a muoverti in rete e sui social, il tuo cerchio, si viene a creare la cosiddetta camera dell'eco o bolla, il tuo cerchio si restringe perché i filtri algoritmici della rete iniziano a proporti soltanto quello che secondo l'algoritmo ti interessa, escludendoti completamente una parte di realtà. Questo è molto preoccupante perché fondamentalmente così facendo noi avremo sempre una visione parziale del mondo, se non addirittura distorta. Come difendersi? Prima di imparare a riconoscere le bufale, ha spiegato l'autore agli studenti, dovremmo imparare a non condividere nessuna notizia se non abbiamo avuto tempo e modo di verificarla e se non siamo assolutamente certi della sua veridicità. La difesa dalla disinformazione non potrà mai essere collettiva, ma deve essere individuale, acquisire conoscenza, consapevolezza, verificando, attingendo a più fonti, mettendo in discussione i nostri pregiudizi, uscendo dalle sabbie mobili della polarizzazione, prendendo atto che la verità può anche essere diversa da quella che vorremmo sentirci raccontare, imparando a diffidare e al tempo stesso a riconoscere i soggetti affidabili. Non è semplice, ha concluso Grandi, e può richiedere un impegno al quale, come meri fruitori delle notizie, non eravamo abituati, ma è l'unica soluzione che abbiamo. Incontro online fra difensori civici di varie regioni italiane, organizzato dal difensore civico della regione Umbria, l'avvocato Marcello Pecorari. Una figura, quella del difensore civico, che ha il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, e figura di raccordo tra il cittadino e l'ente pubblico nella segnalazione, su richiesta o di propria iniziativa, di disfunzioni, carenze e ritardi. Il servizio. È stato un momento di discussione e confronto tra le diverse esperienze di difesa civica con la partecipazione del difensore civico della Valle d'Aosta Enrico Formento Doyot, presidente del coordinamento della rete italiana dei difensori civici, Sandro Vannini, difensore civico della regione Toscana e vicepresidente del coordinamento, Antonia Fiordelisi, difensore civico della regione Basilicata e vicepresidente del coordinamento. Sono intervenuti anche Lodovico Principato, garante per il contribuente Umbria istituito presso la Agenzia delle Entrate di Perugia, Elena Brugnone dell'Associazione Umana Onlus di Perugia, che si occupa di volontariato nella promozione del diritto alla salute, e i difensori civici delle province di Trento e Bolzano, Gianna Morandi e Gabriel Morandel. Ha portato il saluto dell'Assemblea Legislativa la vicepresidente Paola Fioroni. L'ufficio del difensore civico risponde in modo informale e rapido, oltre a essere ovviamente un ufficio gratuito nella sua prestazione dell'attività che svolge. Le problematiche sono veramente le più varie, perché il difensore civico regionale ha competenza in tutte le materie regionali, penso prima fra tutte alla sanità, quindi problemi di dimissione dagli ospedali, di ritardo nelle liste di attesa, ma anche questioni attinenti alla caccia, attinenti alla viabilità, attinenti ai tributi regionali con cui ci coordiniamo con il difensore del contribuente. Inoltre il difensore civico è competente in ogni caso anche rispetto ad altri enti locali, quindi province e comuni, in materia di accesso agli atti.
e arriva tante di accessi agli atti in tema di 110, visto che si ha a volte difficoltà nel reperire presso i comuni tutta la documentazione necessaria per dar corso alle pratiche. Quindi veramente si tratta di tantissime materie, ma anche laddove il difensore civico non fosse competente rispetto all'istanza che gli viene presentata, quantomeno cerca di indicare al cittadino a chi rivolgersi per risolvere la problematica. Il difensore civico non è l'avvocato del cittadino, ha detto il presidente del coordinamento, ma difende l'osservanza della legge recependo istanze dei cittadini, deve farsi interprete delle aspettative. Di fatto rappresenta un supporto anche agli organi giurisdizionali, sgravandoli di un considerevole numero di possibili controversie minori e da contenziosi che possono essere risolti in via amichevole. Ed è un valore aggiunto per l'amministrazione pubblica, sulla via della correttezza e della rapidità nel dare risposte. Le istanze dei cittadini riguardano soprattutto la salute e il difensore civico, come è stato rilevato da più parti, si trova spesso a essere un sostegno per i più fragili nella soluzione di problemi che possono apparire insormontabili, stretti fra le maglie della burocrazia. Finalmente una persona che mi ha ascoltato e mi ha fatto capire come stanno le cose. È una frase che i difensori civici di ogni parte d'Italia hanno detto di sentire sempre più spesso dai cittadini che si rivolgono a loro, specialmente dai più anziani. L'Assemblea legislativa ha approvato con voto unanime dei presenti la mozione presentata dal consigliere regionale Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, condivisa e sottoscritta in aula da tutti i capigruppo, che impegna la Giunta regionale a procedere alla costituzione della consulta regionale delle professioni sanitarie e sociosanitarie, al fine di dare seguito a quanto già avvenuto a livello nazionale con la consulta nazionale costituita e di assicurare un'integrazione, una interdipendenza virtuosa delle diverse figure e delle competenze distintive delle professioni che concorrono all'organizzazione ottimale dei servizi assistenziali nelle fasi di predisposizione del nuovo piano sanitario regionale. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza la mozione presentata dai consiglieri della Lega Daniele Carissimi, primo firmatario, e Paola Fioroni, che chiede l'impegno della Giunta regionale al fine di permettere alle persone con disabilità di viaggiare gratuitamente e senza limiti di orari su tutte le linee urbane, suburbane ed extraurbane del trasporto pubblico che sono presenti sul territorio umbro. Interrogazione del consigliere regionale Michele Bettarelli, Partito Democratico, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, sulla soppressione delle corse degli autobus sostitutivi nella tratta San Sepolcro-Perugia, decisa recentemente da Busitalia in virtù del ripristino del servizio ferroviario misto gomma-rotaia, che rischierebbe di causare forti disagi ai pendolari. Per questo motivo, chiede Bettarelli, la Regione rivaluti la scelta compiuta. Donatella Porsi, consigliere regionale del Partito Democratico, membro del Comitato Europeo delle Regioni, è stata relatrice a Bruxelles nell'ambito del dibattito in sessione plenaria sul parere La dimensione di genere dei fondi strutturali e di coesione 2021-2027. La politica di coesione, ha detto Porsi, deve fare di più per promuovere la parità di genere in Europa. Può avere un impatto concreto sulle politiche di assistenza all'infanzia, sostegno all'imprenditoria femminile e partecipazione delle donne al mercato del lavoro nelle zone rurali. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, ha depositato una proposta di legge, norme per l'adattamento ai cambiamenti climatici e il contrasto all'emergenza ambientale nella regione Umbria. Grazie alla legge clima del Movimento 5 Stelle, ricorda De Luca, la Regione Umbria dichiarerà ufficialmente lo stato di emergenza climatica, sviluppando un piano di adattamento che tenga conto dell'aumento delle temperature medie. Per De Luca diventa una necessità improrogabile adeguare tutti i settori e pianificare politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, non solo protezione contro gli impatti negativi, ma creazione di una vera e propria forma di resilienza. Più rapidamente si pianificheranno queste misure, migliore sarà la nostra preparazione per affrontare le sfide ambientali dei prossimi lustri. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda su tutte le emittenti televisive della Regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it
e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.